La scuola che si apre al mondo, supportando gli studenti a pensare fuori dagli schemi, mettersi in gioco e dialogare con l'esterno. Anche quest'anno una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Dante Alighieri e dell'Istituto di Istruzione Superiore Duni Levi di Matera ha avuto l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile grazie al progetto CV Moon. Dal 3 al 9 aprile, presso il Palazzo di Vetro, sede dell'ONU a New York, gli studenti hanno ricoperto il ruolo di delegati, confrontandosi su temi di grande attualità e rilevanza mondiale, affinando al contempo soft skills quali il public speaking e il problem solving. A coronare questa esperienza internazionale, la cerimonia finale di premiazione degli studenti che hanno partecipato al progetto. Sono oltre 30 le scuole dei territori lucani e pugliesi, oltre 650 ragazzi coinvolti e devo dire che ogni anno apprezziamo la qualità di questi ragazzi, il che vuol dire che la qualità del sistema formativo in Puglia e in Lucania è particolarmente elevata. Le aspettative io credo debbano essere, sono domande che vanno fatte ai ragazzi, io auguro loro di trovare dentro questa esperienza e anche grazie a questa esperienza la volontà di valorizzare il proprio merito soprattutto. La meraviglia negli occhi dei ragazzi che hanno partecipato, l'entusiasmo, la forza di questi ragazzi e poi l'emozione che alcuni incontri importanti ci hanno dato. Per esempio, non è stato detto oggi pomeriggio, ma noi abbiamo stretto la mano alla signora Valerie Biden-Owen, che è la sorella del Presidente degli Stati Uniti. Quindi anche questa piccola esperienza ha costituito per noi tutti una grande emozione. L'importanza di questo progetto sta nel fatto che è veramente una palestra di libertà. Quindi insegna, come dicevo prima, lo spirito critico e insegna a diventare cittadini del mondo. Poi ci sono tanti progetti che possono essere legati a questi. Proprio con il presidente Corbino abbiamo parlato di qualcosa del genere. Potremmo pensare anche, per esempio, alla possibilità di un doppio diploma o comunque qualsiasi attività sia legata al senso civico, all'agenda 2030, è comunque fondamentale per la vostra crescita. E se posso, un'ultima domanda, cosa le è rimasto più a cuore di questo progetto? Questa esperienza non è soltanto New York, ma è un progetto che comincia il mese di dicembre e che è composto da varie lezioni che i ragazzi seguono in presenza e online. Quindi diciamo che New York rappresenta la conclusione, l'aspettativa, quello che i ragazzi hanno percepito durante le lezioni. Per cui accompagnarli ancora una volta a New York è stato per me un'esperienza straordinaria. I ragazzi sono stati straordinari, hanno seguito un percorso impegnativo che è iniziato a ottobre seguendo tante lezioni. Si sono preparati con grande passione e poi hanno sviluppato le loro competenze in una settimana indimenticabile a New York. Quindi sicuramente noi crediamo che con il confronto con studenti che vengono da tutto il mondo si possa poi tornare, migliorare il proprio territorio e se prendiamo l'esempio di Matera, è una città che ha avuto uno sviluppo straordinario negli ultimi anni e quindi l'auspicio è che i ragazzi possano contribuire. Personalmente sintetizzare questa esperienza nella prima immagine che ho avuto arrivando a New York, ovvero le strade appunto della città, in quanto nelle strade ho potuto vedere tutte quante le differenze fra i diversi newyorkesi, sia anche come veniva presentata nei film la città, quindi per esempio ho visto anche i classici taxi gialli, oppure anche per esempio da quando dai tombini fuoriesce quel fumo particolare. Mi ha molto colpito anche perché finalmente ho potuto vedere una realtà che non avevo mai visto e che sempre avevo sognato, che è appunto il così famoso sogno americano. Penso che sicuramente questa esperienza mi abbia fornito nuovi strumenti per poter proseguire e scegliere con più consapevolezza in futuro, soprattutto riguardo le tecniche di public speaking che mi hanno sicuramente aiutato a sbloccarmi sotto questo punto di vista, ma anche dal punto di vista della collaborazione con altri, sicuramente è stata un'ottima esperienza per me. Quell'idea del sogno americano nata nello scorso secolo credo sia ancora viva tutt'oggi e che sia molto importante anche proprio per il futuro di una persona, poiché inseguire un sogno, avere un sogno è importante. Quindi credo che sì, sia il sogno americano, ma che il sogno di qualsiasi persona possa essere ovunque e credo che ogni paese debba muoversi su questo fronte portando i propri studenti, i propri ragazzi a credere che quel sogno possa realizzarsi nel proprio paese senza doversi allontanare così tanto. La scuola che si apre all'internazionalità, quanto questo può aiutare i ragazzi nel loro futuro?
Beh, li può aiutare molto perché intanto apertura al territorio vuol dire conoscere altre realtà, conoscere altri sistemi che possono essere quelli scolastici ma soprattutto quelli culturali. E questo voglio dire, non possiamo come scuola non possiamo pretendere di più perché significa avvicinare i ragazzi a quello che è non solo la conoscenza del proprio territorio ma soprattutto un territorio a 360 gradi, quindi andare oltre i propri confini. Anche per la capitale europea della cultura è importante che si possano forgiare ragazzi con quelle che chiamiamo soft skills, quelle abilità tecniche e tecnologiche, ma anche quelle competenze che si possono generare confrontandosi con altri paesi. Quindi sono quelle competenze che dobbiamo costruire nelle scuole di Matera. Ringrazio la preside e i presidi per questo obiettivo, per questo progetto, perché dobbiamo generare quella competenza universale dei futuri abitanti di una città capitale europea della cultura legati alla tecnologia e alla sostenibilità.